Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, dopo che la folla si fu saziata, subito Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. Intanto la barca distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte, egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, al vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma!» E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio! Sono io! Non abbiate paura!» Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poco fede, perché hai dubitato?» Appena salito sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: «Tu sei veramente il Figlio di Dio». Carissime amiche, carissimi amici, ancora una volta la parola viene incontro a noi e ci sollecita a camminare, ci sollecita a ragionare sulla vita stessa, che qualche volta diventa anche una traversata con una barca che è in tempesta. Questa pagina bellissima del Vangelo di Matteo è la storia delle nostre comunità che vivono nel tempo proprio della storia e ci si sente tante volte in crisi, sballottati dalle onde, dalle difficoltà, da tutte le paure. Ed ecco, carissimi telespettatori, questo è il momento nostro. Non possiamo chiedere di più. Non possiamo chiedere miracoli, non possiamo chiedere di vivere senza avere delle difficoltà. È la storia della Chiesa. Questa pagina descrive mirabilmente la storia di tutte le nostre comunità cristiane, la storia di ciascuno di noi. Ed ecco, durante la vita possiamo anche fare esperienza del travolgimento, della difficoltà. Essere travolti dal mare e non risalire più. Ma ecco che nella difficoltà il Vangelo di oggi ci fa sapere che bisogna saper gridare. Il Signore vuole che ciascuno di noi gridi.
Ecco l'esperienza di Pietro, il quale, vedendo Gesù camminare sulle acque, si incoraggia e cammina. E il Signore gli dice: Pietro, cammina, accostati a me, io non sono un fantasma. E Pietro è lieto di farlo, ma per la paura e per le difficoltà affonda e comincia a gridare: Signore, salvami. E il Signore stende la mano, lo afferra e gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Carissimi amici, ecco un momento importante nella nostra vita. A volte dalla fede si può passare alla non fede, si regredisce e si diventa uomini e donne di poca fede. Ma non dobbiamo scoraggiarci. Bisogna riprendere da capo il cammino della fede. E salite sulla barca, ritroveremo la pace, la calma, la serenità. Apriamoci a questa grande esperienza e opportunità. La vita è anche difficoltà e la vita è anche una grandissima opportunità. Chi è con il Signore non sarà mai solo.